Cinemoto.it, benvenuti in questo nuovo video. Siamo a Salisburgo e... ma che ve lo dico a fare? Guardate cosa ho qui davanti, la 1390 Duke aggiornata anche qui. In tantissime parti rispetto alla 1290 Duke guadagna 100 cm cubici, ma anche tantissime altre cose a livello estetico. Inizierei subito dalle linee tese aggressive, molto spostate verso l'anteriore. Vediamo tutti dei nuovi elementi in questa parte, però il protagonista mi sembra che sia proprio lui. Guadagna 100 cm cubici, guadagna le performance e guadagna anche la coppia, come se non bastasse. Di questo però mi sembra opportuno parlarne insieme ai tecnici. Hi George! Lui è responsabile dello sviluppo tecnico della Super Duke, la nuova Beast 3.0, che anche qui no bullshit, tanta sostanza. George, what happened with this Super Duke? More power, more torque? Yeah, more fun. More fun. Actually we had a look at every variation where we can improve, and we started with the engine. We have a bigger bore, we have more power, 190 horsepower, 145 newton meters, which means a lot of more fun. Mm-hmm. Actually, this started, or this gets affected by the camshaft engine. So we not just have a bigger displacement, we also have the camshaft. So we have two ignition curves, two valve timings, actually. So this is the way, actually, we could reach this performance. Due to this, actually, we also had to change the throttle body. So we increased, actually, the throttle body from the 56 millimeters to the 60 millimeters, which allows us more air intake, and also which allowed us to improve the situation of the airbox. So we gained 1 liter of gasoline volume. Ragazzi, quindi step tecnici nel motore, la moto va ancora più forte, però ci sono state delle modifiche anche all'impianto frenante. Vedete, firmato Brembo, una doppia pinza all'anteriore che comunque è dotata anche di tutta l'elettronica ABS, cornering ABS, ne abbiamo a strafare. The bike has more power, has more torque, but it needs to stop. So, you have new brakes. We have new brakes, which you see over here actually. We have now the MCS. A brake pump, which allows actually to adjust the leverage of the braking, so every customer can set this to his own wish. If you have a harder brake point or a softer brake point, this can be adjusted. Freni e leve regolabili come le sospensioni. All'anteriore infatti la forcella è completamente regolabile come l'ammortizzatore. Qui vedete settabili, insomma, manualmente, ma c'è la versione dedicata che le ha settabili anche elettronicamente. The suspension here, these are fully adjustable, even on the front, even on the rear. But is there the version with the electronic suspension? Yes, exactly. There is also the version, we call it the Evo version, where you can adjust on the front and you can adjust the damping, and on the rear end you can adjust the damping and the preload of the spring. And this can happen in different variations, in automatic variation, in a sport mode, in a comfort way, so you can really adjust it as you want. The Beast, che è performante su in pista, una marea di cavalli, ma deve essere piacevole anche su strada, e per questo bisogna lavorare per forza sull'elettronica. Talking about the electronics, this bike is very fast on track, but it must be rideable even on the street. Actually, it's so comfortable to ride, especially on the throttle. Okay. It's so good, controllable in every situation, like you want to ride. It's awesome, controllable. We even have better traction control. We improved the ABS system or the ABS software. So, bet in every situation. Comunque ragazzi, per dirvi un po' come va questa moto, io mi sento di chiamare un pilota, la persona che comunque prova tutte queste moto e le rende fattibili, sia la guida in strada ma anche per chi le vuole guidare in pista. Quindi aspettate un secondo che vi porto qui il pilota. Visto apparire magicamente lui. Hi Ann.
Ciao ciao. È il pilota di riferimento, il pilota che testa queste moto e le rende guidabili da noi esseri umani. How it feels to drive the Super Duke? To ride the Super Duke? Yeah, for sure, it's fun. You have a lot of torque, so we spend a lot of time in the small details on this bike. So the chassis was pretty good from the previous bike. We changed not the chassis, not the main things, but we did a lot of work on suspension setup, throttle control and throttle response, also the ABS setting and engine brake, all of these small details we worked on. Quindi è una moto che si utilizza su strada, si utilizza in pista, ma how much time you spent on developing this bike, of testing it? Yeah, it's hard to say, about 10 days on a racetrack, then plenty days on smaller test tracks. What is the best thing of this bike? Best thing is, for me, is the torque. It's the torque. Yeah, it's the torque and you can adjust a lot of things. So the electronic is quite a lot. You have to take a while that you get all the settings done and you get an idea from it. The bike has a lot of features, so yeah, you can play around. The beast, le parole, ecco, sono poche da dire, ecco, è una vera bestia da guidare, va veramente forte. E how it rides in the racetrack? Yeah, I mean, it's much faster than the previous bike because you have a shorter fifth gear and sixth gear. The bike revs up 500 more than the previous bike. Mm-hmm. So on a straight, it's much faster. The suspension is more stable. And yeah, you have no fairing. That's exhausting sometimes if you spend a few days in a racetrack. But it's quite fun to fight against all the super bikes. Comunque la Super Duke l'abbiamo vista, ne abbiamo viste tantissime su strada, una delle naked comunque più vendute, sia la prima versione che la seconda versione, perché va molto, comunque è una moto che esteticamente è accattivante e va bene anche su strada. Gli ingegneri l'hanno sviluppata anche per questo e ora chiediamo un po' come si comporta in strada questa moto e magari quali sono un paio di consigli che ci può dare un pilota. So yeah, the most fun thing is the torque. Yes. Out of the corner. It just goes ahead from the bottom of the engine to the top. It's just one line and it's quite fast. Yeah. That's fun. Perché comunque questa moto, ragazzi, non ve l'ho detto, ma il motore è comunque sempre un bicilindrico. Ha fatto la storia di questa moto. Il suo grande pregio è quello di avere una marea di coppia. Nell'estetica ve l'abbiamo già raccontata prima, ha qualcosa in condivisione con la 990 come questo faro. You need to be scared of this bike. So if you switch off all the electronics, it's quite a beast, yeah, for sure. But with the electronics, it's quite simple to ride. You're very safe and everything. So yeah, I think you need to have respect for this bike a bit. Un po' mi hanno messo un po' paura, un po' per l'estetica, però non vedo l'ora di guidarla. I want to ride it on the racetrack, maybe. Quindi questo video è arrivato alla fine. Io vi invito a iscrivervi al nostro canale, attivate la campanellina e seguiteci sui social. Da Salisburgo è tutto. Thank you, Anne. Grazie. Alla prossima.